Oggi mi trovo a Bardolino e sono venuto qui per bere un po' di vino. Il problema è che dopo essermi scolato una bottiglia intera, mi sento un po' ubriaco. Scusa! Dimmi pure! Non è che conosci un posto dove posso mangiare qualcosa per inzuppare? Cosa hai voglia di mangiare? Qualsiasi cosa! L'importante è che smaltisco questa sbornia. Conosco un posticino. Dai, vieni con me. Ciao Edipo, ascolta, ho trovato questo barbone ubriaco che penso abbia bisogno di una quintalata di pizza, me la fai? Certo! Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Lunedì 6 luglio, le 3:30 del pomeriggio. Vi siete mai chiesti quanta pizza può contenere uno stomaco umano? Oggi sono qui da Baseggio Pizza Square per rispondere a questo quesito, andando ad affrontare una All You Can Eat Pizza Challenge. Oh, ma quale All You Can Eat? Scusa, io ho una gran fame oggi, quindi voglio ordinarti 200.000 pezzi, me li fai? Io ti do quello che vuoi. Ma tu chi sei? No, chi sei tu? Io sono Thomas Andri, e ho una gran fame. E io sono Eddie, uno dei titolari di Baseggio Pizza Square. Tanto piacere. Piacere mio. Allora Eddie, vuoi illustrarmi tutti i prodotti che porti nella tua pizzeria, anche se ho già una vaga idea, ovviamente fare le pizze? Certo, noi abbiamo tre tipi di pizza, la tonda, la teglia classica e la teglia alla romana. Abbiamo quasi 50 gusti, dal più classico al più ricercato e con tre tipi di impasto chiaramente. Abbiamo impasti con farine diverse e anche cotture diverse chiaramente, tipo la tonda è preparata al momento, le altre sono preparate prima e poi finite in forno nella seconda cottura. Ma veniamo a noi, vogliamo parlare della challenge di oggi? Che pizza mi presenterai? Come porteremo questa challenge? Vedremo quanti pezzi riuscirai a mangiare. Secondo te quanti ne posso mangiare ad occhio e croce? Ma guarda, se ne mangi 10 sei già bravo. Quanto pesi in media un trancio di pizza? Dai 180 grammi ai 220-230 grammi. Quindi diciamo che con 10 pezzi sarai intorno ai 2 kg? 2 kg. Posso fare il meglio. Però qualcuno mi ha detto che mangi sempre freddo. Da Baseggio non mangerai mai freddo. Ti faremo accomodare e ti porteremo i migliori tranci in assoluto. Beh, che dire, mi hai messo una gran fame, tipo. Direi che non ci resta di volare sul mio terreno da battaglia. Ed eccomi qua ancora una volta sul mio terreno da battaglia, fuori casa, pronto per una nuova food challenge. Ninja da Tavola, oggi sarà una All You Can Eat Pizza Challenge. Proverò a mangiare più pizza possibile, fino ad ora il mio massimale è di ben 4 kg. E per tenervi aggiornati, ogni volta che avrò finito un trancio di pizza, vi lascerò un contatore proprio qui sopra che vi dirà il peso esatto che ho mangiato fino a quel momento. E con cosa accompagnerò questa quintalata di pizza? Ovviamente con la mia birra Moretti Zero. Birra Zero? No, non esiste. Io non bevo questa roba. Se proprio devo bere alcol, lo faccio per bere. Come avete visto dall'intro. Quindi mi affiderò alla mia solita Coca-Cola Zero. Ovviamente in un bel calice di cristallo. E Edipo mi odierà. Ah, so refreshing! Ed essendo questo una All You Can Eat Challenge e non sapendo quanta pizza andrò a consumare, questa volta vi lascerò le calorie totali e i valori nutrizionali totali alla fine di questa scorpacciata di felicità, in modo tale che potrete vedere quanta pizza può contenere uno stomaco umano. E come sempre, prima di cominciare, tassativo. Ninja Tavola! Ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Oggi sono uscito in pizzeria per provare a mangiare più pizza possibile. Ricordo bene che il mio massimale fino ad ora è stato di ben 4 kg. Riuscirò a distruggerlo nella challenge di oggi? Come sempre, ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram. Quindi Ninja da Tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987, come potete leggere qui sopra. E fatelo Ninja, fatelo. Ultima cosa, se non la più importante, è quella di ricordarvi di non replicare le mie pazze challenge a casa. Quindi Ninja da Tavola, don't try this at home, perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Se proprio vi verrà una voglia matta di mangiare della pizza, toglietevi questo sfizio, ma senza esagerare. Anche perché all'interno di essa c'è veramente, ma veramente un sacco di soldi. Eccolo qui Thomas, il primo pezzo si chiama Bardolino, pancetta, stracchino e pepe al limone. Bardolino perché fa rima con vino. Esatto, sono già ubriaco e devo per forza smaltire questa sbornia. Quel che voglio fare è darvi massimo 60 minuti per mangiare più pizza possibile, quindi Ninja da Tavola, come sempre, col mio timer, 3, 2, 1, time partito. Primo morso di questa All You Can Eat Pizza Challenge. OMG, amazing, davvero deliziosa. Così croccante e così salata. Primo round andato. Eccoci qua, zucca, salsiccia e grana. Zucca.
mica salsiccia e grana. Per motivazione. Grazie mille. Volete un pezzo di pizza, ninja, da tavola? No, tutto nero. La zucca è tanta roba. Dolce salato, la miglior combinazione del mondo. Dio, sei buona. Ultimo pezzettino. Zucca grappa. Eccoci qua col terzo, radicchio, formaggio, stracciatella e pistacchio. Pistacchio! Questa deve essere veramente esplosiva. Taste test. OMG, amazing! La più buona fino ad ora. Il gusto è veramente delicato. Fantastica. Questo va giù col piacere di qua. La meglio. Dio di Luca. Farei una challenge solo con questo gusto. Terzo gusto. Eccoci qua, quarto gusto, parmigiana di melanzane. Uno dei miei gusti preferiti. E guardate che colori! Un'esplosione di gusto. Secondo posto per la parmigiana. Sublime. Quarto round andato. Passiamo al quinto. Qui abbiamo la nostra delicata tonno zucchine Philadelphia semi papavero. Ma lo sai che con il papavero si fa la droga? Beh, sono un drogato di carboidrati qui. Preferisco la pizza. Tanta roba che questa. Quinto round andato. Il sesto, un classico, friarielli e salsiccia. Da buon napoletano. Sei napoletano o tecnico? Sono brasiliano. Quindi rivisitato da un brasiliano. Vediamo se ci sa fare. Direi proprio di sì. Complimenti di po'. L'impasto è veramente eccellente. Super croccante e super leggero. Siete un po' gelosi in giro a tavola? Scommetto di sì. E anche questo è andato. Andiamo col prossimo. Abbiamo la nostra tirolese, speck, Philadelphia e prezzemolo. Sai che dall'aspetto mi sembra un capezzolo, si può dire? Ha lo stesso gusto, delicato. Veramente buono. Ultimo pezzetto. Andato con questo. Vai col prossimo, in onore a un amico di Gallipoli, l'abbiamo chiamata Gallipoli, funghi, salamino e gorgonzola. Ed ecco la cominciata ora. Il gorgonzola ci sta alla grande. Molto molto buona questa. Però per ora vince la seconda, quella col pistacchio. Gallipoli è andata. Pronto col prossimo, abbiamo verdurine, quindi zucchine, fiori di zucchine, pomodori e formaggio stracciatella. Super colorata questa. Devo dire che questo viaggio culinario mi sta veramente facendo impazzire. OMG, molto buoni. I fiori di zucca si sposano alla grande con i pomodorini.
Andata. Eccoci qua, questa è la mia preferita particolarmente, formaggio stracchino, lardo speziato e sale. Un lardo è la tua preferita? Eh sì. Faccia mangiare, testa. Molto molto gorda, veramente buona, ma preferisco il pistacchio. Mi dispiace, mi sono innamorato. Amore primo morso. Pardon me. Così filosa. Andata anche quella con il lardo. Dai il tovaglietto. Sto giro invece ti propongo le cipolle caramellate con la pancetta. Combinazione veramente eccellente. Cipolle caramellate significa pizza dolce, no? Perché io sono molto dolce. Un altro. Per questo giro invece abbiamo puri freschi e salsiccia. Esageriamo la salsiccia. Molto delicata, non me l'aspettavo. Mannaggia a me. You suck! Lo sapevo. Andiamo con la scorta. Scusami Vipo, avevo caldo e avevo bisogno di rinfrescarmi. Grazie mille, troppo gentile. Mannaggia, a me ho veramente fatto un disastro. Incidenti sul lavoro, perché questo è il mio lavoro. OMG! Amazing! Con la tua colla, tanta roba, eh. Voglio premetto qui a Vipo. Guarda qui, questa è veramente pochette. Ah, Jesus Christ. Sono il solito disastro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12esimo round andato. Ok Thomas, andiamo col 13esimo allora. Formaggio scamorza, pancetta, basta. Quel basta mi preoccupa. Buonissimo che è questo. Sarò sincero e dico, complimenti per la pizza. Veramente buona. L'impasto in sé proprio si sale in bocca. Come so che a te piacciono le verdure, verdurine miste. Sono molto importanti soprattutto per le fibre, eh? Non dimenticatelo. Andiamo di verdure. Molto, molto buona. Semplice ma gustosa. Eravamo 14 a capo. Eccoci qua, una delle preferite dei nostri clienti, fiori di zucchina, formaggio feta e balsamico. Feta o fesa di formaggio, non so se si può dire, ma io le dico lo stesso. E ci avete ragione di dire che è una delle vostre preferite. Molto buona, nella top 5 questa. C'è anche l'aceto balsamico? Che dire, la sborna incomincia ad andarsene via.
15. Eccoci qua, un po' di ciccia, speck e brie. Perché non mi piace la ciccia. Questo è molto croccante. Molto molto salata, ma buona. Adesso si è scalata. Mancano 13 minuti, sto dicendo 13 minuti solo. Tanto all'esterno abbiamo gli spettatori che si fermano a guardare. Prendiamo il classico bufala e pomodorini da terini. Sai che impazzisco per i pomodorini da terini? Li mangio ogni giorno nella mia bella insalata. Buono. C'è anche il basilico però, che palato sopraffine. Solo per farvi vedere la morbidezza. Pardon me, è qualcosa. Ok, smaltito l'effetto dell'alcol. Ora però c'è l'effetto dei carboidrati. Carbo coma. Minuti. Penso 17° round, se non sbaglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 round. Per questo giro abbiamo mozzarella di bufala, tonno e origano. In inglese origano? Origano. In brasiliano? Oregano. Oregano, origano, origami, origami. Sì, sono definitivamente in carcoma. Ci vuole un po' di tonno. Cazzarole, visto che l'ho passato. C'è un bel passaggio qui a Barbolino. Commentate qui sotto con l'hashtag patata se avete capito di cosa stavo parlando. Vi dirò, non sono pieno pieno. Di certo non sono neanche leggero leggero, ma quello che mangerei adesso sarebbe un bel gelato. Buona la pizza, ma... Due minuti e 36. Non penso di riuscire a mangiare un altro trancio. Non vale la pena farla scaldare del tipo. Quindi con l'ultimo morso dichiaro conclusa questa challenge. Questa All You Can Eat Pizza Challenge. Beh... Io fermo il timer a 1 minuto e 22. Che dire, mi sono veramente, ma veramente gustato questa challenge. Questa pizza era veramente sublime, super morbida, super leggera. Non mi sono neanche reso conto di aver mangiato esattamente... lo potete vedere da voi. E perché questo è un canale fit, come sempre vi lascio le calorie totali e valori nutrizionali totali di questi 18 tranche di pizza proprio di sopra, in modo tale che possiate vedere quanto cardio dovrò fare domani per smaltire tutto ciò. E dopo tutto questo sale, sinceramente mi è venuto una gran voglia di dolce. E Dippo, hai qualcosa per soddisfare questo mio langurino? Penso io. 12 seconds later. Thomas, eccolo qua. Miglior gelato di Bardolino. Che gusto è? Pistacchio. Pistacchio. Tanta, tanta roba. Taste test. OMG. Amazing! Veramente, veramente buono. Quindi si chiama gelateria cristallo? Mi sa che devo proporgli una bella challenge, dato che siamo in periodo estivo. Mi si sta congelando il cervello. Comunque penso che pizza e gelato sia uno dei migliori scarti del mondo. Ultima scucchiaiata.
Ora mi sento veramente realizzato. Non mi resta che ringraziare Edipo, o Edippo, o Edi per gli amici, per avermi ospitato qui nella sua pizzeria Baseggio, che si trova a Bartolino, e anzi lo chiamo qui con me, con una bella magia. Eccoti qua! Tutto bene, Edi? Bene, te? Tutto ok? Tutto ok, veramente complimenti per questa pizza. Ma dimmi un po', c'è mai stato qualche malsano di mente che è venuto qua e ha mangiato più pizza possibile? No, il massimo che abbiamo visto sono stati 4 pezzi. Pivelli! E se anche voi volete venire ad assaggiare la nostra pizza, siamo una piccola catena di pizzerie al taglio. Abbiamo oggi 4 punti vendita, divisi tra Bardolino, Verona e la Spoda del Lago di Garda. Complimentoni! Grazie. E che dire, ci vedremo presto, magari in un altro locale. Sicuramente. Grazie mille di po'. Grazie a te. Ninja alla tavola, spero che vi sia piaciuta questa All You Can Eat Pizza Challenge. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, vi trovate con il nome di gthomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja. Grazie mille. Ninja alla tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit, stay hungry.